Ciao Panda Corni, benvenuti in un nuovo video e finalmente rullo di tamburi. No, non ho voglia di metterlo effetto. Oh dai, sì, lo metto. Rullo di tamburi. Sono tornata con le mie parodie. Lo so che vi sono mancate e me le avete richieste un sacco. Se volete qualche parodia in particolare, scrivetemela qua sotto nei commenti e cominciamo con Benji e Fede, perché sì, io vi ho richiesto su Instagram che parodia vorreste e voi tutti mi avete detto Benji e Fede, però siccome non tutte le loro canzoni hanno un videoclip, siccome appunto ho l'album comprato su iTunes, le faremo come appunto le facevamo anche in precedenza un paio. E vi prometto che piano piano vi farò tutto l'album. Piano piano arriveranno anche le parodie di Ricky, di Tomas e di Alessio Bernabei. E poi, se non sbaglio, me ne avete chiesto anche di Irma. Non lo so, scrivetemi quale volete e arriveranno. Traccia numero 3 dell'album Zero Positivo, che è una delle mie canzoni preferite, se non la prima. No, la mia preferita è Amore Wi-Fi. E appunto faremo traccia numero 3, che è una feat con Max Pezzali. Bando alle ciance, cominciamo subito e vi lascio direttamente al video. Buona visione. Tutti i bambini nascono piangendo, beh, Fede, in caso tu non lo sappia, non è normale se un bambino non nasce piangendo. Ah, tu appena sei nato ti hai messo la maglia di tuo fratello, tutto a posto, ok. Ah, ok, vuol dire che non la lavavi da molto quella maglietta, cioè a tuo fratello, sto dicendo, cioè, fratello di Fede, cioè da quant'è che non la lavi sta maglietta che sente l'odore di casa, di quando la sera mamma tornava? Deciditi, o pirata o astronauta, tutti e due non puoi fare, non peraltro, uno è sulla Terra, l'altro è sulla Luna, cioè deciditi. Solo tre ne hai, beato te, io. Abbagonate, ne ho dentro la testa. Non è diverso se mi giro. Cos'è sto na 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 na? Non so perché, ma in questa canzone siete fissati col numero 3, non so perché, cioè decidetevi. Beati voi che con una canzone risolvete tutti i vostri dubbi. A me manca uno psicologo. Vuol dire che guadagnate big money se per ogni disco un nuovo viaggio. Stai dicendo che questa fa cagare la vostra canzone, la numero 3. Cioè, deciditi, decidetevi. O è tutto diverso o è tutto lo stesso? Decidete, raga, veramente. Cioè, qua confondete anche a me, eh? Veramente, io ho l'album anche comprato da MediaWorld e l'ultima traccia c'è, cioè, a meno che non me l'abbiate messa e non è l'ultima, cioè. State dicendo che ho pagato per una cosa che nemmeno è completa. Abbiamo capito che per voi questa canzone non ha senso, è brutta perché non è l'ultima traccia del disco, però è la 3 più bella, però quindi non ha lo stesso senso, cioè. Perché sei molto grande, quindi puoi dire ragazzo d'anni fa, no? Qua siete tutti pensionati, abbiamo capito tutto. Comunque il video è finito, spero tanto che vi sia piaciuto. Ci tengo a precisare per chi mi segue da poco che ancora magari non ha visto le mie altre parodie, che è solo un'ironia. Ovviamente non li sto prendendo in giro, io adoro le loro canzoni. Se andate a vedere qualche video vi rendete conto della fissa che ho per loro due. Veramente io le adoro. Quindi,
No, non prendetela sul serio, è tutta un'ironia. Spero di avervi strappato un sorriso. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale qua sotto sul tasto rosso. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, Facebook e Twitter e non so che altri social ho, però ve li scrivo qua. E nulla, fatemi sapere che parodia vorreste vedere. E nulla, mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao! Perché adesso qui si sboccia! Si sboccia!